Acquote risotto, Chuck 1. Acquote risotto. Cote risotto. Ragazzi, bentornati nella cucina di Chef in Camicia. Oggi prepariamo un risotto con zucca al forno che avevo già qua pronta, un pochino di pecorino, timo e gran cotechino di Negroni. Questa ricetta, ragazzi, è molto semplice. Si può anche utilizzare ingredienti di recupero. Per esempio la zucca, vedete? Questa zucca bellissima è stata fatta al forno con un pochino di aglio, un pochino di olio, del timo. È avanzata da ieri? Cosa facciamo noi? La utilizziamo oggi per fare il risotto. Chiaramente bisogna iniziare dal cotechino, quindi lo togliamo dalla sua confezione e col suo involucro lo facciamo bollire per 25 minuti in acqua bollente. Aspettiamo? No. Mentre il nostro cotechino va, noi cosa facciamo? Prendiamo questa bella cipollina bianca, la tritiamo fina fina, sarà la base del nostro risotto. Filo d'olio. Tostiamo il riso. Iniziamo a far andare il nostro risottino con il nostro brodo di verdure, brodo vegetale, che abbiamo già pronto, che sta sobbollendo. Adesso aggiungo la purea di zucca che andrò a frullare o a schiacciare con una forchetta, dopodiché portiamo il risotto a cottura e ci occupiamo del cotechino che sarà cotto. Ragazzi, a che punto siamo della ricetta? Arrivati praticamente, perché il risotto è praticamente cotto, dobbiamo soltanto mantecarlo con un pochino di pecorino e burro ghiacciato che è in freezer. Per quanto riguarda invece il nostro cotechino, dobbiamo tagliarlo a fettine, poi a tocchetti e saltarlo in padella con un po' d'olio e timo. A quel punto impiattiamo. Ricetta pazzesca, ragazzi, veloce, saporita e anche un po' gourmet, perché veramente questo piatto è bellissimo, quindi non vi resta che replicarlo a casa e provare a rifarlo. Scriveteci nei commenti come è venuto, perché sono molto curioso. Alla prossima, ciao!